Ed eccola qui la nuova Toyota Aygo Cross. So che molti di voi la chiameranno Aygo X, anch'io ogni tanto mi sbaglio, ma in Toyota ci tengono moltissimo a questo naming, proprio perché la nuova generazione di Aygo strizza l'occhio al mondo delle crossover, andando a proporre un'estetica diversa rispetto a quella del passato, anche se di fatto ne è un'evoluzione, però con degli accenni al mondo delle sport utility vehicle, che la fanno essere un piccolo crossoverino di segmento A con una dimensione di 3,70 m, carrozzeria 5 porte, passo di 2,43 m, quindi molto lungo in relazione alla lunghezza. Questo grazie alla piattaforma TNGA, che sostanzialmente è la stessa che troviamo anche su Yaris e su Yaris Cross, ma anche su altri modelli di fascia superiore del mondo Toyota, proprio perché il costruttore ha fatto una scelta sin dall'inizio di creare questa piattaforma modulare che consenta di viaggiare dalla RAV4 fino appunto alla piccola Aygo, con soluzioni chiaramente diverse per quanto riguarda le sospensioni e altri dettagli, ma appunto soluzioni tecnologiche ad esempio condivise tra tutti i modelli in gamma, e anche soluzioni legate alla sicurezza che consentono a questa vettura di essere assolutamente al passo coi tempi e probabilmente la migliore oggi sul mercato per quanto riguarda gli aiuti alla guida e appunto i temi della sicurezza all'interno del segmento A, che è quello di appartenenza di questa nuova Aygo Cross. Per quanto riguarda lo stile, riprende evidentemente quello del passato, ma lo evolve e lo adatta a dimensioni che sono molto più generose per quanto riguarda la larghezza in particolare, perché è circa 12 cm più larga rispetto al passato, ma è anche molto più lunga perché abbiamo 3,70 m, e questo ha consentito di avere più spazio a bordo, più bagagliaio e ovviamente anche uno stile un pochino più concreto. La macchina è più bella da un punto di vista di presenza scenica, grazie appunto anche ad elementi come questi fari, che sono più generosi nella dimensione, vantano tecnologia full LED, quindi una tecnologia assolutamente al passo coi tempi, che fa essere questa Aygo molto moderna ma allo stesso tempo anche molto tecnologica nel look. Rimane un accenno della bocca Omega che abbiamo visto su Yaris nella parte bassa, quindi una bella presa d'aria per andare a raffreddare non i bollenti spiriti, perché non si tratta di un motore da competizione, non va nemmeno forte, però lì sotto c'è un 3 cilindri 1000 termico, non c'è l'ibrido, e poi vi spiego anche il motivo, e appunto ha bisogno di raffreddamento, e lì sotto c'è una bella presa d'aria che secondo me è ben integrata nello stile della macchina, e soprattutto integra all'interno anche il radar di distanza, lo vedete, eccolo qui, che consente di attivare le funzioni di aiuto alla guida di livello 2, piccolo fendinebbia qui sotto. Ma quello che si nota di questa vettura sono i cerchi da 18 pollici, che sono gommati 175-60, proprio per andare a migliorare quello che è l'efficienza, quindi sono più strette rispetto a quello che ci si potrebbe aspettare. Guardate un po', è una copertura che va a calzare una ruota da 18 pollici, questo proprio per diminuire la resistenza, per migliorare l'aerodinamica e appunto per abbattere i consumi, che sono molto contenuti. Parliamo di un oggetto che è in grado di fare circa 20 km al litro. Come dicevamo, migliora lo spazio interno, migliora anche però il bagagliaio, perché i litri adesso sono 231, rimane sempre il portellone a cristallo, lo vedete, tutto di cristallo, però i litri sono molti di più rispetto al passato, anche se rimane lo scalino tra la soglia di carico e il piano d'appoggio, ci sono circa 20-25 cm di dislivello, e questo certamente non rende facile le operazioni di carico, ma comunque il bagagliaio è migliorato, pur mantenendo anche il frazionamento 50-50 degli schienali, che ovviamente si possono abbattere anche qui dalla zona posteriore. Andiamo a richiudere il portellone, andiamo a vedere, anche a capire alcune soluzioni meccaniche di questa macchina, perché c'è solo il 1000 3 cilindri da 72 cavalli, quindi un motore piccolino, 93 Nm di coppia a regimi tra l'altro molto elevati, e questa è una scelta che Toyota ha potuto fare, perché è una scelta veramente studiata, ha potuto fare perché esiste tutto un mondo di ibride che abbatte notevolmente quelli che sono i valori di emissione, e questo consente da un lato di avere queste macchine solamente termiche, quindi costi contenuti anche per voi che le comprate, e dall'altro un mondo di vetture sportive in cui le emissioni chiaramente devono andare su a livelli stratosferici, con pericolosi risvolti
per quanto riguarda l'economia di Toyota, perché lo sapete, se si va oltre una media di gamma in termini di CO2 si pagano delle multazze alla comunità europea, e non solo, ma appunto Toyota, producendo un botto di macchine ibride, ha la capacità di andare a realizzare ferri come questo alla base del mercato, quindi macchine che possono anche rinunciare tranquillamente all'ibrido, anche se sono comunque molto efficienti, e dall'altro possono anche permettersi di costruire oggetti come la Yaris GR o la Supra, per intenderci, che delle emissioni di CO2 se ne fregano altamente, proprio perché hanno la compensazione da parte delle Yaris ibride, da parte delle Corolla ibride, delle RAV4, di tutte quelle vetture che riescono a contenere i valori di emissione e riescono a consentire a Toyota di non pagare multe alla comunità europea, appunto, e non solo, per via delle emissioni di CO2. Quindi vi ritrovate in concessionario un prodotto che costa meno rispetto ad una ibrida, perché c'è meno tecnologia elettrica all'interno di questa vettura, anzi praticamente non ce n'è, avete comunque consumi molto contenuti e avete comunque la possibilità di scegliere tra due tipologie di cambio, un manuale e un automatico, che appunto va a strizzare l'occhio anche a tutti quei amanti dell'ibrido, ad esempio della Yaris Hybrid, che si erano trovati così bene con il loro cambio ECVT e che appunto lo possono ritrovare anche all'interno di questa vettura, con questo SCVT che si abbina al motore 1000 di cilindrata con 72 cavalli, che esiste anche su Yaris, per carità, ma che all'interno di questa vettura è l'unica opzione, perché non ci saranno Aygo a gasolio, non ci saranno Aygo ibride, appunto ci sarà solamente questo 1003 cilindri con la possibilità di due tipologie diverse di cambio. Tra l'altro, anche in termini di carrozzeria, saranno tutte con questa look SUV, per intenderci, ma quello che cambierà sarà la possibilità di avere il tetto in tela nelle varianti Air, che costa poco più di 1000 euro, quindi una scelta sicuramente interessante per chi vuole apprezzare, perché no, il vento tra i capelli anche a bordo di una vettura compatta. 5 porte, questa è sicuramente una soluzione comoda per chi vive la città in famiglia o la famiglia in città tra virgolette, ma c'è un piccolo difetto secondo me, che è quello di avere un'apertura della porta non a 90 gradi, passi per il cristallo che non scende, quello qui si apre con una soluzione a compasso che è tipica un po' di questo segmento, proprio per abbattere i costi, ma l'apertura della porta è molto contenuta e questo non consente di salire agilmente a bordo. Certo, io sono alto 1,90 m, quindi faccio anche fatica a trovare posto all'interno di questa vettura, ma come vedete è molto piccola, soprattutto nelle varianti con il tetto in tela, proprio perché qui il tetto scende di più rispetto alle varianti di tipo tradizionale, quindi qui dietro, se siete alti 1,90 m, non ci si sta assolutamente comodi, chiaramente, se vi sedete in posizione regolare, non desguincio, come si dice a Roma. Però è una macchina comunque molto contenuta nella dimensione qui dietro, chiaramente è quasi uno 2+2 tra virgolette, anche se la situazione è sicuramente meglio rispetto al passato. Vi dicevo che il tetto in tela porta via spazio, chiaramente, qui nella zona posteriore, perché c'è tutto il sistema di movimentazione della tela stessa, ma è sicuramente qualcosa di molto interessante, anche molto piacevole dal punto di vista di vita a bordo in giornate come questa, dove non fa caldissimo però c'è un bel sole che ti può baciare i capelli e ti può consentire anche di offrire una bella luminosità a questo abitacolo, che porta con sé tanta croccantezza per quanto riguarda la parte d'interno, ma questo è ovvio. Una soluzione stilistica che può essere vista in due modi, a me piace, è interessante perché si va a coordinare appunto con le plastiche, anche se chiaramente di riduzione costi si tratta. Andiamo a vedere come si sta all'interno, accendiamo il motore, apriamo anche, perché no, il tetto in tela, che è una delle caratteristiche belle di questa vettura. Vi faccio vedere come in Toyota abbiano sviluppato questa plancia, morbida nello stile ma croccante per quanto riguarda la parte costruttiva, le plastiche che vanno a comporla. Troviamo un display da 9 pollici negli allestimenti superiori, che integra anche Apple CarPlay ed Android Auto. C'è il sistema di navigazione proprietario del sistema Toyota, c'è chiaramente la possibilità di andare a interagire con la radio, DAB, eccetera eccetera. E poi un altro elemento interessante è che questo sistema consente gli aggiornamenti on the air, per cui c'è una SIM all'interno della vettura con cui Toyota può interagire
con la vettura andando ad aggiornare il software, quindi vi ritrovate sempre la vettura con l'ultimo aggiornamento senza dover andare in concessionaria. Bello il tappettino per la ricarica wireless, due porte latine qui nella parte bassa, la leva del cambio automatico o quella manuale si trova sempre qui al centro, mentre per quanto riguarda la tecnologia, oltre ad esserci questo bel display con tutto quello che serve per farvi vivere una bella esperienza multimediale, abbiamo anche tanti elementi di sicurezza, come vi dicevo, come il cruise control adattivo, il mantenimento della carreggiata che agisce direttamente sullo sterzo, e poi anche un bel display qui davanti che è a colori e va a completare una strumentazione analogica per quanto riguarda la parte di tachimetro e digitale per quanto concerne il volume del carburante e la velocità di rotazione del motore. Si tratta di un abitacolo sicuramente ben fatto, furbo da un punto di vista costruttivo, disegnato sicuramente bene, ma ora è arrivato il momento di scendere su strada con questa nuova Aygo Cross per vedere come va. Andiamo. Ed eccoci al volante della nostra Toyota Aygo Cross, una vettura che avevo già conosciuto in veste prototipale qualche mese fa e che ritrovo in tutte le sue migliorie anche in questa versione definitiva, che entra in concessionaria ad un prezzo anche interessante, poi ve lo dico, con tanti miglioramenti rispetto alla precedente generazione di Aygo, a partire dalla dinamica di guida. Si percepisce sin dal primo metro che qui sotto c'è la nuova piattaforma TNGA, quindi sospensioni che lavorano decisamente molto meglio, ma soprattutto elementi fisici legati alla larghezza della carreggiata e alla lunghezza del passo, che si traducono in una maggior stabilità, in una maggior capacità da parte della vettura di appoggiare al suolo in curva e soprattutto quando si va a cambiare direzione, la cambia in modo decisamente più armonico, decisamente più efficace rispetto al passato, andando a far capire come questo progetto sia nettamente migliorato sotto il punto di vista appunto di dinamica di guida, con una concretezza decisamente maggiore ed una piacevolezza di guida che non si ritrovava in questo modo nelle precedenti generazioni appunto di Aygo. Quindi è una macchina che migliora sotto molti punti di vista, diventa più sicura, diventa più efficace nella guida, introduce elementi tecnologici che le consentono di essere una piccola ammiraglia, mettiamola così, perché il cruise control adattivo, ma anche il mantenimento della carreggiata nelle fasi autostradali o anche quando guidate fuori porta, possono essere comunque molto comodi nel contesto di un utilizzo intensivo di questa macchina. E comunque di fatto si tratta di elementi che agiscono anche indipendentemente dalla loro attivazione, perché la macchina è chiaramente in grado di percepire se davanti a voi c'è qualcuno che inchioda o un pedone o un ciclista che vi taglia la strada, e ovviamente è in grado di frenare da sola in tutta autonomia, andando a mitigare quelli che sono gli effetti di una vostra distrazione. Quindi di fatto una macchina molto ben fatta da un punto di vista di tecnologia, di assistenza alla guida, da un punto di vista di dinamica di guida è decisamente migliorata. Dove non è migliorata moltissimo, secondo me, è l'aspetto del motore, perché ci sono diversi aspetti da valutare per quanto riguarda questo tre cilindri. Innanzitutto consuma poco, ma consumava poco anche la precedente generazione di Aygo, ma l'integrazione di questo tre cilindri all'interno di questo progetto, secondo me, poteva essere fatta in modo decisamente migliore, perché se è vero che sino a questo momento non vi avevo fatto sentire il motore, perché girando in città con un filo di gas comunque il CVT è in grado di sfruttarne la poca coppia, che però è stata posizionata molto in basso, e questa è stata una scelta molto furba, però da un punto di vista di sensazione il fatto di avere un motore così presente all'interno dell'abitacolo può risultare fastidioso, e soprattutto può andare ad abbattere quella che è la percezione qualitativa di una vettura che invece ha molte frecce al proprio arco, proprio da un punto di vista di sensazione di qualità, proprio da un punto di vista di percezione, che è completamente differente rispetto al passato. Quindi nelle varianti con il cambio SCVT, questo elemento del rumore all'interno dell'abitacolo può anche risultare fastidioso. Quindi se vivete in collina, se vivete in una città dove ci sono tanti ponti, se vi piace andare spesso in montagna o in collina, magari pensate di più all'acquisto della variante con il cambio manuale, che certamente permette di mitigare un po' quello che è questo sound all'interno dell'abitacolo. Se invece vivete in città prettamente di pianura, allora potete tranquillamente valutare anche questa tipologia di trasmissione, perché
viaggiando a regimi contenuti, appunto il motore è molto ben integrato e si sente anche poco, ma solamente ci sia l'esigenza di avere a che fare con una strada in collina, beh, si sente parecchio il motore all'interno dell'abitacolo e questo può risultare molto fastidioso ed è secondo me un peccato, perché questa macchina non merita secondo me un sound di questo genere, proprio perché il progetto è molto ben fatto, il progetto lavora molto bene ed è una vettura che sa essere molto piacevole da vivere anche grazie a soluzioni come questo tetto soft top, che è in grado di aprirsi facendo filtrare il sole e anche l'aria all'interno dell'abitacolo, a tutto vantaggio appunto di una percezione qualitativa decisamente migliore rispetto a quella che si può avere con una vettura che ha solamente tra virgolette il tetto in metallo. Quindi è strana come tipologia di vettura, perché questo cambio la rende un po' particolare da vivere, quindi appunto se vivete in pianura e non vi piace tanto giocare con il piede destro, allora l'SCVT può fare al caso vostro, perché rende la macchina molto scorrevole. Se invece appunto avete altre caratteristiche all'interno della vostra vita, altri percorsi da percorrere, allora forse è il caso che iniziate a pensare all'Aygo, sì, ma con il cambio manuale. Quindi doppia scelta, sicuramente Toyota lo sanno bene qual è il difetto di questa macchina ed è solamente questo secondo me, perché di fatto è molto cresciuta ed è molto più bella da guidare rispetto al passato. Mi sarei aspettato un miglioramento dal prototipo a questa versione di serie sotto questo punto di vista, magari una maggior insonorizzazione, ma evidentemente poi in Toyota hanno ritenuto che appunto il valore di comfort che si può percepire ad esempio in questo momento sia nettamente a livello di quello che pretende un cliente di Aygo, e quindi chiaramente nel momento in cui si va a forzare la mano è solamente un caso limite che hanno ritenuto essere appunto un caso limite e quindi non degno tra virgolette di essere affrontato in modo un pochino più marcato. Quindi sono diverse scelte che vanno ad influenzare ovviamente anche la percezione che si ha all'interno di questo abitacolo, ma sono scelte che comunque parlano di una Toyota Aygo molto migliorata rispetto al passato, una Toyota Aygo che è molto più concreta, ovviamente sa realmente recitare un ruolo molto importante nel contesto di quelle city car come la Panda, come la 500 o come la Lancia Y, che non hanno tutte queste frecce al loro arco, comprese quelle del prezzo, perché questa macchina non costa mica tanto. Eccoci qui, prova super terminata, macchina furba nonostante non sia ibrida, consuma 5,2 litri ogni 100 km con il cambio SCVT, con il manuale siamo più o meno uguali, e questa è la testimonianza di come una macchina così leggera, con un motore comunque efficiente anche se un po' rumorosetto, è in grado di abbattere notevolmente i consumi e le emissioni senza andare a elettrificare, a rendere più complicato il progetto, che chiaramente poi si riflette tutta quella elettrificazione anche nei costi di acquisto. Sono 4 gli allestimenti: Active, Trend, Lounge e Limited, che è questa, quella che stiamo provando in questo momento. Limited, che ha una durata, lo dice il nome stesso, limitata nel tempo, che è disponibile esattamente come Lounge e come Trend anche nelle varianti Air, che sono queste con la cappottina che si può aprire, che costa 1200 euro sopra il prezzo di listino, anzi 1000 euro costa l'Air rispetto al prezzo di listino, costa 1200 euro invece il cambio SCVT, che appunto è parte di questo allestimento che ho guidato oggi. In realtà il prezzo di listino della macchina è influenzato moltissimo dall'offerta lancio di 3000 euro di Toyota, e questo andrà avanti per molto tempo. Permettono di abbattere il prezzo di listino fino a 13.000 euro, valore al quale si aggiungeranno, e ve lo faccio vedere in slide, anche gli euro offerti dal governo italiano, dallo Stato italiano, nel contesto degli eco incentivi che dovrebbero materializzarsi a breve, per cui più o meno il prezzo di listino di questa macchina potrebbe arrivare intorno agli 11.000 euro a fronte di una permuta o di una rottamazione, che non è niente male per una vettura che comunque ha tutto quello che serve per essere una city car perfetta. Con questo direi che tutto, non mi rimane che invitarvi a commentare su YouTube, su Facebook, naturalmente su automoto.it. viva la passione per l'auto e full gas sempre, ciao, non con l'SCVT però.